Dunque, il cargo inquinatore è partito da un porto a nord di Bahia. Non ci sono industrie chimiche in quella zona. Eppure è sicuro che ha fatto scalo in Brasile. Batteva bandiera portoghese. Visto? No, non è registrato a nome di Santos. Dove era diretto? Non si sa. Forse in Africa, però questa è soltanto un'ipotesi. C'è altro? Sì, un certo signor Pietro Bianco. Lo chiamano la Mano d'Oro. Abita proprio a Bahia. Chi è? Un genio della falsificazione. Uno che ha riempito tutti i musei del mondo di falsi. E che ci faccio con un tipo del genere? Non l'hai riconosciuto? È lontano, Laura. In Brasile. Laggiù non posso fare niente per te. E allora? Che cos'hai contro il Brasile? Colpito! Tocca a te. Oh, no, stai più attenta, mamma. Vai, su. Senti, ho un problema. Oh, no. Tocca a te. C'è un imprevisto. Sarà bene che ti concentri perché stai per essere battuta. Dominique, ti devo parlare. Ah, mamma, da un'occhiata hai perso. Mi ascolti? Ma sì, sì, non ti arrabbiare. Gliel'ho già detto che avresti avuto bisogno di lui. A chi? A Bernard. Siete talmente imbranati tutti e due che mi fate paura. Beh, il fatto è che la tua amica Alice ha telefonato dicendo che va tutto bene, quindi... Dominique, ti ho già spiegato la situazione. Bisogna che parta. Ma cercherò di tornare presto. Ho detto a Bernard di non portarsi tutto appresso. Lo sai come fa lui? Quando tu non ci sei, voglio che la casa sia in ordine. Sei proprio una scimmietta. Ecco. Luigi? Piuma, vieni a vedere. Vieni qui. È stato ritrovato nel granaio di una vecchia contessa argentina che ha vissuto a Parigi intorno al 1905. E il mio passaporto? Credi che l'avrò un giorno? Non stai bene in Brasile? Sì, ma lo sai che voglio andare in Europa. Però tornerò, te lo prometto. Mia cara, fare dei documenti falsi è come fare un Van Gogh. Ci vuole l'ispirazione. Te li farò. Te l'ho promesso, no? Sì, da tanto tempo. Che cos'è? È una lettera dall'Europa, appunto. Per me? Sì. Vediamo. Ah! Una giornalista verrà dalla Francia per fare un servizio su di me e le mie opere. È la gloria, no? Luigi? È un esperto. Vedrai. Signore? Guarda. Ti piace? Sorprendente. Da non credere.